Buonasera, dopo una settimana di stop ripartiamo con la nostra trasmissione Mondo Amaranto, fermo il campionato di Serie B femminile, ma è l'occasione questa sera per fare un po' il punto della situazione con il presidente Chiara Tavanti. Buonasera, benvenuta, bentornata, come diamo il bentornato a Riccardo Buffetti, buonasera. Bentornato, e anche a Maurizio Belei, buonasera, buonasera. Che ci ha portato questa sera la sua squadra dei giovanissimi B, altri tre suoi calciatori. Buonasera, dopo veniamo a conoscervi. E allora io direi, Chiara, di così fare un piccolo punto della situazione. L'Arezzo al momento è al secondo posto in classifica, un secondo posto insomma abbastanza consolidato, e quindi ecco, adesso c'è questo bel rush finale, l'11 che comincia il campionato, però insomma avete fatto grandi cose fin qui. Diciamo che non mi aspettavo sinceramente di finire questa pausa con un punto in più che all'andata, soprattutto perché abbiamo avuto infortuni importantissimi. Mi dispiace non aver potuto giocare lo scontro con il Fiorenza con la squadra al completo, anzi ci mancavano tre titolari, abbiamo avuto Casula che si è rotta il crociato nella partita, insomma. Però 2-1 col Fiorenza, con una squadra rimaneggiata, vuol dire che è un bel gruppo, devo dire che ha ruotato tutto molto bene, è stato faticoso, però c'è stato davvero un lavoro congiunto di tutto lo staff, di tutte le calciatrici, tutta la società, tutta insieme. Noi quest'anno avevamo un obiettivo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. E insomma, ancora la strada ovviamente è lunga, i conti si fanno a maggio, però insomma siete lì. Era importante, era veramente importante, soprattutto perché comunque, come potevamo anche immaginare, a dicembre le cose sarebbero cambiate, perché alla fine le squadre che si giocavano i primi posti si sarebbero rinforzate e le altre comunque sarebbero andate a perdere. Ecco, diciamo che noi, come ho detto, dobbiamo guardare al nostro e puntare avanti sempre 3 punti. Certo che se dietro poi si fanno le guerre, noi chi è che si fa le guerre? Raccogliamo, no, ci sono state tante società che hanno avuto dei cali importanti, come la Novese, come la Lavagnese, il Luserna, insomma ci sono state proprio dei scatafasci a livello societario, grossi, importanti. Ecco, diciamo che noi dal Luserna poi abbiamo preso due calciatrici. C'è questa novità? No, una calciatrice, una dal Luserna, sì. E una dall'Empoli. Quindi avete approfittato tra virgolette. Sì, però capisci, noi potevamo prendere tre o quattro ragazze, perché in quella società la prima squadra è proprio andata via. Stanno giocando con la primavera. Ma secondo noi era anche giusto mantenere l'equilibrio della squadra, sì, non, sì, stravolgerlo. Non stravolgerlo. Poi hanno lavorato molto bene. Devo dire che secondo me era importante dare importanza alla squadra che ha giocato fino a oggi. Ecco, questo però per quella che viene chiamata regolarità del campionato, cioè alla fine sarà per tutti uguale, perché l'affronteranno anche le altre squadre, eventualmente queste realtà che sono un po' state dismesse. Sì, ma sai, comunque stanno combattendo, non è che sono squadre che non stanno combattendo, stanno portando, anzi, io faccio i complimenti alla Novese, perché con la primavera sta comunque portando avanti le vittorie e è lì che si sta giocando il terzo posto con la Lavagnese. Quello che era importante è, secondo me, staccare la Juventus. Che era quella più temibile. Sì, avere il secondo posto quasi in cassaforte, che per noi Arezzo è proprio il posto d'onore, d'onore veramente. Senti, a livello di infortuni, ci sono stati dei recuperi, ci sono, possono essere dei recuperi in vista dell'11? Sì, allora sono anche abbastanza contenta, perché non ci sono stati tutti gli infortuni che poteva aver messo in cassaforte, ok? Poteva. Però insomma, quello di Razzolini, di Teci, è stato un infortunio che non ci voleva in quel momento lì. Ora, è stata brava la squadra a stringere i denti, soprattutto in questo caso devo fare complimenti a Moscia, che era una ragazza che è arrivata a dicembre ed è entrata subito in questo gruppo prendendo nelle redini, è una ragazza molto matura, quindi ha subito fatto vedere un ottimo gioco, ma un'ottima maturità, che è quello che noi cerchiamo. Soprattutto, ecco, si è inserita molto bene in famiglia, questo che per me è importante. Quando una ragazza viene fuori e sta bene, è una delle più grandi vittorie per noi. Riccardo, questa sosta quindi può essere tornata utile? Beh,
sicuramente, anche perché come diceva prima il presidente del calcio femminile, consente all'Arezzo di recuperare giocatrici infortunate, giocatrici fondamentali come Razzolini e Teci, in due reparti del campo differenti, Razzolini per l'attacco, Teci per la difesa, e dispiace per Casula che si è fatto male all'altro crociato, quindi sì, probabilmente sì. Esatto, ha finito la stagione e potrebbe essere un altro pezzo importante per questa squadra. Arezzo che consolida bene il secondo posto e in vista della gara contro il Ligona dunque avrà a disposizione i pezzi top della squadra, quindi potremo vedere una gara davvero avvincente. Quindi si annuncia una gara assolutamente divertente. Tra poco vediamo la classifica, anche se credo ci siano diverse gare, non è, diciamo, non tanto per l'alta classifica quanto per le parti sotto. Abbiamo visto ci sono dei risultati che non erano pervenuti, quindi non so se poi ci sono stati dei recuperi, comunque a volte è difficile ricostruire il quadro, però per quello che ci interessa, l'Arezzo, insomma, questi 5 punti di vantaggio. Sai, io guardo soltanto quello che fa l'Arezzo, è vero, è la verità, io guardo a casa mia, certo. Sempre ho guardato a casa mia. Quindi guardiamo le prime 4 posizioni, sì. Diciamo, ecco. Certo, ci ho guardato indietro, sì, per sì, vedere sì. Se potevo stare più tranquilla. Questo è un campionato che va studiato, ci vuole tattica, ci vuole di star lì, ogni settimana va cambiato qualcosa, bisogna stare molto attenti, questo era un campionato difficile, molto da studiare. Comunque avete azzeccato le scelte dall'allenatore, come dicevamo l'altra volta, no? Che è stata una, non so se definirla, scommessa, e comunque sì, perché già comunque aveva fatto bene anche nel maschile, però diciamo calato nella realtà femminile tu avevi avuto questa sensazione a pelle e sì. Quindi l'hai seguita. Per ora io devo dire che sono veramente molto contenta di Max, ma tanto, perché poi a me diverte vedere, quando mi diverto in tribuna è quello che... Io lo dico, sono un presidente che non voglio sapere nemmeno la formazione, io arrivo in tribuna, mi metto a sedere e guardo la partita, ok? Poi ci sono le persone che se qualcosa non va io mi confronto con loro, sinceramente gli allenatori non li stresso perché sono il mio timone, quindi insomma sono il mio motore portante, io meno li stresso meglio è, soprattutto quando fanno bene. Poi possono sbagliare, perché è giusto che si possa sbagliare, però per ora devo dire che insomma, tiene il gruppo unito, è un gruppo che i problemi se li ha risolti da solo dentro uno spogliatoio, ma che c'è stato veramente un lavoro importante. Ti puoi immaginare uno spogliatoio di donne, no? I problemi ci sono, come tutti i spogliatoi, certo, del mondo, però devo dire hanno avuto la maturità di confrontarsi al momento giusto. Ecco, il presidente, non tanto con l'allenatore, ecco, quando si fa sentire con la squadra, in che momenti? Quando fanno qualcosa che non tollero proprio, che non fa parte del disegno Arezzo, e allora lì entro e... Però e questo è un carota e bastone, sì, che va sempre sì, dato, sì, perché sì, il rispetto se si vuole si ottiene anche così. E da presidente qual è, ecco, una cosa proprio inconcepibile per Chiara Tavanti? Che cosa è proprio di inconcepibile? Ah, per me inconcepibile è lasciare lo spogliatoio sporco. Ah, ecco. Dico, già una cosa per me è inconcepibile. E dico che io dico sempre, l'anno scorso le ragazze lasciarono uno spogliatoio dopo una partita, non era chissà che cosa, però io mi chiamò il gestore del, sì, del centro sportivo. Quindi quando io sono tornata agli allenamenti ho preso il sacco della spazzatura, l'ho svuotato dentro allo spogliatoio e le ho detto, ora se volete cambiarvi prima pulite e poi, come nelle tribune, come sì, da tutte le parti, ci vuole il rispetto. Oggi si insegna poco, ma per me il rispetto è fondamentale. Sentiamo Maurizio su questo. Credo che abbiano ragione di più, perché anche noi, quei ragazzini, cioè, secondo me sporcare, non pulire, mancanza di rispetto nei confronti delle persone che ci lavorano, perché se uno si toglie il suo sassolino, il suo pezzetto di carta, ognuno il suo, se tutti la buttano via, allora viene lì, si crea lavorare, e poi rispetto per le strutture delle altre società, rispetto per le strutture nostre dove andiamo ad allenarci, cioè, è una cosa, forse una mentalità che purtroppo in Italia ce n'abbiamo poco, perché vedi, arriva quello, la sigaretta per terra, la carta per terra, tutto per terra, in altri paesi in Europa certe cose non si possono fare. Esatto, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo. Andiamo insieme al Mondo Amaranto, seconda parte, stiamo parlando dell'Arezzo Calcio Femminile, secondo in classifica, campionato che riprenderà l'11 marzo. Riccardo, che calendario aspetta l'Arezzo
questa seconda parte di campionato? Sicuramente ogni partita sarà da vivere, perché attualmente secondo posto, ha dei punti di vantaggio importanti sulla terza, comunque ricordiamo che sono tre le squadre che manterranno la categoria, e è un campionato molto strano, come diceva prima Chiara, dove anche Florenza, per esempio, si è permesso di pareggiare contro la Lucchese, una delle squadre che attualmente è in basso alla classifica. Quindi serve concentrazione in ogni partita, perché abbiamo visto anche nell'ultima gara contro il Pisa che ogni squadra verrà ad Arezzo per cercare di conquistare punti, quindi dovrà mantenere l'Arezzo la giusta concentrazione e la giusta mentalità, come ha fatto fino adesso, per riuscire ad arrivare fino in fondo in questa posizione di classifica. Arezzo che riprenderà con il Ligorna, che al momento è a 28 punti, quindi non ha obiettivi. Che partita potrebbe essere? Nemmeno il Pisa aveva obiettivi, sì. Appunto, però ha messo bastoni fra le ruote alla squadra di casa. Il Ligorna è una squadra ostica che ha raggiunto dei risultati anche importanti nonostante la classifica dica altro, contro delle squadre di alta classifica. Sarà una partita secondo me con molti gol, quindi vivace, divertente. Penso che rigiocherà in casa. Allora, visto che il campionato è fermo, abbiamo pensato di riproporre forse la partita che è stata più emozionante in casa, il 3-2 dell'Arezzo contro il Luserna, che rivisitiamo sempre ovviamente con Riccardo Buffetti. Nuovamente insieme per seguire il campionato d'Arezzo calcio femminile. Dopo la sconfitta per 1-0 subita, la prima stagionale subita settimana scorsa contro la Juventus, la squadra di mister Lorenzini è chiamata quest'oggi al centro sportivo Giunti di Arezzo a riscattarsi con una bella prestazione contro il Luserna, secondo in classifica. Razzolini, parte Carta, il passaggio verso il numero 18 dell'Arezzo, ancora Carta, Razzolini sbutta in mezzo, rientra sul sinistro, Carta palla sul sinistro, ancora Carta, il sinistro, gol! E il gol di Carta! Un gol pazzesco, quello di Carta! Carta ha segnato un gol pazzesco, palla sul destro, si è accentrata sul sinistro e poi con una traiettoria pazzesca grande gol! Ha portato in vantaggio l'Arezzo! C'è il corner ancora per il Luserna. Palla nel mucchio, direttamente in porta c'è il gol direttamente da calcio d'angolo da parte del Luserna. Questa volta si è fatta fregare Antonelli sulla traiettoria della sfera e ci sembra Zella aver segnato il gol direttamente da calcio d'angolo. È proprio lei, sì, è numero 8 Zella, che pareggia l'incontro direttamente da calcio d'angolo. Serafino, corto per Todisco, anche rischioso questo passaggio, infatti la palla arriva di Fiore. Palla per Razzolini, occhio Razzolini, palla sul destro, Razzolini, e gol! Il gol dell'Arezzo con Razzolini, si riporta in vantaggio Arezzo, Razzolini. Errore in fase di costruzione e manovra da parte del Luserna, di Fiore serve centralmente Razzolini, salta due avversari di destro, lascia partire una bomba dove Serafino non può arrivare. E dunque nuovo vantaggio dell'Arezzo grazie a Razzolini, per lei è l'ottavo gol stagionale per il bomber dell'Arezzo. C'è punizione per il Luserna. Grepi, palla nel mezzo, c'è Moretti liberissima, Moretti, l'intervento in anticipo di Binazzi, poi la palla rimane lì, ancora Binazzi, Atelino non riesce a liberare, c'è il gol, c'è il gol del Luserna con Mellano. E di Mellano il 2-2 al 18° minuto del secondo tempo. Moretti, liberateci. Razzolini, grande finta, se riesce ad andare Razzolini, ancora Razzolini, si sì, bravissimo da avversario, Razzolini si vola verso la porta, Razzolini come un centometrista, Razzolini, Razzolini, e gol! E gol dell'Arezzo! Il gol dell'Arezzo con Razzolini! Il gol dell'Arezzo con Razzolini! L'azione pazzesca quella di Razzolini, che da sola si è portata palla al piede, è riuscita a saltare tutta la difesa avversaria, si è involata verso Serafino e poi ha concluso a rete per il nono gol stagionale. Un gol pazzesco con Razzolini, uno scatto da centometrista che ha bruciato tutte le avversarie. È arrivata in porta e non ha sbagliato. Dunque, nono gol stagionale per
per Razzolini e 3-2 di D'Arezzo quando siamo al 30° minuto del secondo tempo. Triplice fischio, D'Arezzo batte in Lucerna in un incontro pirotecnico e pazzesco. Riccardo, che ti ricordi di quella giornata? È stata una grande partita, un batti e ribatti fra le due squadre, con il terzo gol, quello di Razzolini, davvero da fantascienza, partita da metà campo, da sotto a metà campo, è riuscita a saltare i giocatori avversari, arrivare in porta e depositare la palla in rete, un gol pazzesco, ha fatto esplodere la tribuna e anche il telecronista. Tra l'altro poi quel gol ha fatto il giro, insomma, ne hanno parlato, ha fatto il giro del web, quindi insomma Io sinceramente posso dire che è una partita che sono 5 gol meravigliosi. Sì, è vero. Perché partendo da quello di carta, che è una chicca, comunque sono stati tutti 5 gol bellissimi, veramente bella partita. A vederne così. E di gol belli ce ne abbiamo visti, la Ghezzo ne ha fatti diversi, perché abbiamo di Cazzolini ormai abbiamo detto tutto, di carta lo stesso, però ecco, una coppia che poi non sarebbe proprio, diciamo, tecnicamente una coppia, però di fatto lo è, perché adesso anche carta ha fatto veramente, ha superato addirittura Cazzolini. Pensare che le ho prese la stessa sera tutte e due. Tutte e due. Quel giorno proprio da segnare il calendario. Sì. Poi veramente anche carta si è rivelata una ragazza, ma anche Razzolini hanno una maturità mentale che è incredibile, è un piacere lavorare con ragazze così, veramente. Si tratta nonostante l'età, perché sono entrambe giovanissime, sono. Quindi. Sì, carta 19 anni, Razzolini 22, credo. 20. E gliene hai dati due in più. Sì, vabbè, è una montagna. Ecco, dal punto di vista, ecco, ovviamente se dovesse esserci quello che tutti ci auguriamo, ovviamente, di mantenere questa posizione, è chiaro che poi serviranno crescite anche, non so, penso a livello di strutture, di che cosa servirà l'Arezzo, un Arezzo proiettato nella vera Serie B. E qui arrivano dei problemi seri e reali, sì, perché se noi rimaniamo in categoria, attualmente ad Arezzo non abbiamo una struttura che ci possa permettere di giocare il prossimo anno, quindi non vorrei andare fuori Arezzo, ovviamente, quindi insomma io mi auguro che anche l'amministrazione in questo caso ci si dia tutti da fare insieme, ma anche per costruire questo nuovo Arezzo, vediamo quello che salterà fuori. Ora dobbiamo stare un pochino calmi e guardare. Certo, noi ci saremo, questo è poco ma sicuro. Al momento voi vi allenate alle caselle, sì, che diciamo condividete con l'Arezzo in parte, no? Con l'Arezzo femminile, mezzo caselle. Con l'Arezzo maschile. Con l'Arezzo maschile, scusa. E mezzo caselle a parte quella sintetica, no? Guarda, io penso che da settembre posso dire che il femminile e i giovanili sono una famiglia, perché ci vediamo noi e siamo sempre lì, quindi sì. Io quello che ho potuto fare per il centro l'ho fatto nelle nostre possibilità. Certo. Io mi auguro che insomma si possa fare molto molto di più, perché sia le ragazze che i ragazzi meritano una struttura più adeguata, molto più adeguata. Guarda, se a me dessero le possibilità già da domani lavorerei, quindi non è che ci vuole anche un po' di olio di gomito, perché se poi basterebbe anche un po' di quello, un po' di quello, se tutto andava, cioè andava come doveva andare, quella doveva essere la casa nel suo completo, no? La casa dell'Arezzo in generale, no? O non sì, basta, secondo me? Sì, potrebbe... Cioè, a pieno regime le caselle. Ma magari, potrebbe essere già un ottimo inizio. Però io dico una cosa, che quando io avevo la mia società vecchia, la prima iscrizione che feci in Serie sì. B, avevo 2 euro nel conto in banca, sì, che mi presero tutti per pazza, no? Poi a fine stagione mi chiamarono da Roma e ci dissero: siamo felici, siete una delle poche società senza debiti. Io dico che a volte bisogna prima iniziare. E poi cercare, perché quello già dà tanta forza. Poi ne parlavamo col presidente della scuola a Sant'Arezzo, che insomma, è in testa alla classifica dopo anni di gestione sana, e lui giustamente ci diceva in questa intervista, cioè noi quando potevamo fare una cosa l'abbiamo fatta, quando non potevamo non l'abbiamo fatta. Sono d'accordo. E invece purtroppo spesso si fanno cose che per vari motivi, ma che di fatto non ti puoi permettere, che poi ci si ritrova nelle situazioni, no? Che purtroppo vediamo. Sono d'accordissimo, io non è che quest'anno io sapevo quanto dovevo spendere in fondo all'anno e mi sono fatta carico della cosa, se li trovo, se non li trovo li metto io. C'è questo poco da fare. C'è poco da fare. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
E ora parliamo un attimo con Maurizio Belei, allenatore dei giovanissimi A dell'Arezzo. Intanto dici un po' come state vivendo questa situazione, ecco, se è, anche se è difficile, continuate a fare quello che... Ecco. Noi, come si suol dire, non molliamo, tiriamo avanti, anche per rispetto soprattutto dei ragazzi, e vediamo quello che ne viene fuori. Sul campo, compreso loro, non si sono viste cose... Cioè non si percepisce ancora sul ragazzo, non si percepisce questa difficoltà che magari ha anche la prima squadra. Noi andiamo avanti per da noi piano piano, vedo che tutto il settore giovanile, tutti gli allenatori, insomma, si dà sempre il massimo a prescindere da quello che ne verrà fuori. E ripeto, soprattutto per i ragazzi e anche per chi, gli dirigenti che sono lì sul settore giovanile, che ci stanno dando una mano, che anche loro assolutamente non hanno mollato, non mollano e non molleremo fino alla fine. Poi dopo vedremo quello che... dove andremo. Grande, ecco. Grande, perché insomma soprattutto il settore giovanile è quello che ha sofferto onestamente, certo, di più questa situazione, frequentando, insomma, ovviamente anche raccogliendo le voci, lo abbiamo visto, e quindi il fatto comunque, grazie anche all'impegno di voi allenatori che state tenendo, certo, botta, certo, insomma, certo. No? Ormai è un momento difficile, siamo tutti sulla stessa la barca, cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte, poi dopo sperando in tempi migliori. Certo, a breve qualcosa dovrà necessariamente accadere, in un verso o nell'altro. Vittoria con il Prato, giusto? Con il Prato. Una bella vittoria in rimonta. Sì, cioè, era ora, in rimonta, anche perché all'andata avevamo perso. Ma ripeto, io adesso stiamo analizzando le classifiche, ma i risultati su questa fascia d'età sono, certo, secondari. Però per loro ci tengo anch'io, perché è uno stimolo, è uno spunto in più. Noi venivamo da 3-4 partite che vincevamo e ci hanno pareggiato sempre agli ultimi minuti sul recupero. Finalmente eravamo sotto di un gol e siamo riusciti a vincere noi a questo punto al 90esimo sul recupero. Quindi grande esultanza per i ragazzi, insomma, tutti quanti, la panchina, tutti sono saltati in campo, anche infortunati. C'era un ragazzino che faceva guardalinea, era infortunato, ha fatto uno scatto, ha detto manco i tempi migliori con i ricordi così. Quindi questo per dire come è stata bella questa giornata. La gioia che è scoppiata in campo. Tra l'altro c'è stato anche un bel tantam, vista appunto anche questa situazione, che c'è bisogno anche di dimostrare vicinanza. So che ci sono venuti anche in generale, non so quali partite in particolare, però alcuni tifosi sono venuti a vedere proprio le gare anche del settore giovanile, sì, sì, proprio per dimostrare. No, sì, in infatti la tribuna c'erano parecchi tifosi. Certo, i genitori, certo, oppure, certo, appassionati di calcio. E questo, insomma, è stato davvero un bel gesto. Allora, andiamo a conoscere i tuoi tre ragazzi. Vieni pure in piedi, ti chiami? Samuele. Allora, vedo qui un bel gol di Scartoni. Ce l'abbiamo qui Scartoni? Non, no, ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Allora ce lo dovete raccontare. È vero che ha fatto un bel gol? Sì, è stato un gol, praticamente una punizione da molto lontano. E c'è stato questo pallonetto che ha sorpreso il portiere e ci ha fatto pareggiare la partita. E questo è stato l'1-1, poi il 2-1 l'hai fatto tu, dopo ce lo racconti. Quindi, ecco, da quanto tempo che mancava questa vittoria? Manca dall'inizio dell'anno, praticamente, da inizio stagione, niente. Però era già da alcune partite che ci meritavamo questa prima vittoria. Quindi è una ricompensa che può, sì, sbloccarvi magari, perché, sì, insomma, magari eravate entrati un po' in un clima di sfiducia. Sì, spero che questa vittoria ne porterà altro. Tu che ruolo giochi? Portiere. Ti sei sempre sentito portiere? Sì, sì, fin dal primo allenamento. C'è un portiere a cui ti ispiri, che sì, ti piace come si muove tra i pali della Serie A, sì, faccio, sì, per dire? Szczęsny, ecco. Bene, come ti sembra Maurizio qui? Come ti chiami? Samuele. Samuele, abbiamo detto. Io secondo me cercherei più sul posto, più italiano, magari un bel Buffon, forse non è meglio di tutti questi stranieri. Ti piace Sì, sì. Penso che è stato uno dei più grandi portieri, sì, in circolazione, quindi no, lui è un ragazzo bravo, si impegna, e viene sempre agli allenamenti. No, ragazzino bravo. Dopo, l'unico un po' difetto è che si fa un po' il broncio quando prende i gol, però purtroppo se... cioè, come è anche questo la il caso. Faccia di quando prendi i gol, com'è? Non l'ho saputo. Va bene, grazie, grazie.
E andiamo a dati, chiami? Michelangelo. Michelangelo, tu in che ruolo giochi? Esterno-sinistro. Esterno-sinistro. Come stanno, a parte insomma, i risultati che dicevamo che contano relativamente, il tuo campionato sei soddisfatto? Sì, sì, ho fatto 4 gol e vabbè, va bene. Quindi è un esterno che si inserisce. Veloce. Veloce. E che cosa ti aspetti da queste partite? Che... Altre vittorie. Altre... O pareggi. Non ci vuole perdere più, insomma. Sconfitte. Basta. Avete fatto. Troppe. Vi siete vaccinati adesso, insomma, troppe. Senti, lo spogliatoio com'è il clima? Nel senso, vi frequentate anche sì, dal di fuori? Ci scherziamo. Sì. È il primo anno che giocate insieme? Parecchi, sì. Ragazzi, sì. Quindi... Alcuni sì, alcuni già. Quindi ci è voluto tempo anche per, diciamo, amalgamarvi. Sì. Bene, grazie. E allora andiamo da Sobi, l'autore del duo, come si dice? Wally, Sobi. No, si dice Sobi. No, perché tu dici. Come è stato questo gol? Allora, punizione di Casagni, che oggi non è qui presente, tocco morbido nel secondo palo e tiro al volo di Potenza e il portiere non l'ha preso. Tu giochi col 9, se non sbaglio. Sì. Infatti mi ricordavo. Ecco, tra l'altro tra un po' c'è il derby di nuovo con l'altra squadra. Tra qualche partita. Tra qualche partita. Sì. L'andata finì in pareggio, mi sembra, no? Era bella combattuta, mi ricordo. Eh? Tu hai fatto gol. Sì. Infatti. E qui è un derby interno che... Sì. Ci tenete, ecco, a questa supremazia interna. Quanti gol hai fatto? 4. Tu sei anche bello alto, cioè, quanto sei alto? 1,74. Ecco, e anni? Quanti anni hai? 12. Insomma, non so se continua con questa scala di crescita. È pronto per il basket. È pronto, esatto, se ci sono anche altri sport, magari no, no. Il calcio, però preferisci il calcio. Ecco, attaccante di riferimento, chi è che ti piace da te? Suarez. Suarez, ecco, hanno tutti scelte particolari però, sì, no? Sì. Sono intenditori. Intenditori, no? Che sì. Scelgono il primo che capita. Bene, quanti gol pensi di fare o speri di fare? 5-6. 5-6, e quindi insomma, beh, sei arrivato. Era fatti 4. No, 5-6 in più però. Ah, in più? Giusto? Sì. In più. Tu devi dire, spero di arrivare, come si suol dire, in doppia cifra. In doppia cifra. Grazie, grazie. E quindi ora con chi giocate? È domenica che credo che con la Fiorentina penso che sarà difficile, ecco. Non però già prendere meno gol dell'andata. All'andata quanto è finita? È in doppia cifra. In doppia cifra anche la Fiorentina, ho capito. Sono realtà, sì, ragazzi, vabbè. Che si considera anche che col Prato l'andata all'altra squadra perse 6-0 e quindi dopo 2-0 poi siamo riusciti, esatto, a vincere, vuol dire che un attimino il nostro, certo, campionato stiamo crescendo, è quello, certo, che è importante. Tu sei andato in panchina anche con l'altra squadra perché, sì, mancava il numero. Perché era malato Stefano Saviotti. E qui invece è stata una sconfitta, vero? Sì, perso 2-0, però ripeto, una partita bella, cioè giocata bene. La squadra del Prato era effettivamente una squadra con un organico magari superiore molto al nostro. All'andata infatti perse 6-0, mentre al ritorno non si è vista tutta questa difficoltà, anzi il terzo tempo... E se poteva vincere, sicuramente fare 2 o 3 gol, quindi i ragazzi hanno dato il massimo, è stata una bella partita, ci hanno fatto i complimenti anche i nostri avversari perché hanno visto che dall'andata al ritorno insomma c'era un'altra squadra, quindi quello che è importante, la crescita soprattutto, più che il risultato. Allora, in chiusura vediamo rapidamente i risultati dei campionati principali dell'Arezzo. Cominciamo con la Berretti, battuta 1-0 in casa della Viterbese, possiamo vedere direttamente la classifica, con l'Arezzo che scivola al terzultimo posto a quota 18, qui in testa c'è la Reggiana 34, Sant'Arcangelo 30, Fermana 26, Siena 23, è una classifica cortissima perché tra l'Arezzo terzultimo e il Siena che è quarto, e quindi sarebbe, diciamo, la zona spareggio playoff, ci sono solamente 5 punti, quindi insomma, è un campionato veramente strano. Passiamo all'Under 17 che ha pareggiato 2-2 in casa del Gubbio con gol di Moretti e Cambria. Possiamo vedere anche qui direttamente la classifica, l'Arezzo è a quota 27, anche qui però la classifica è cortissima perché ci sono solo 4 punti dalla quarta posizione, dove ci sono 3 squadre, Fermana, Teramo e Racing Club.
Passiamo all'Under 16, che era quella che stava andando un po' meglio. Qui pareggio interno alla Nave contro la Lucchese 1-1, gol di João Pai, e l'Arezzo qui scivola in quarta posizione a quota 20, a 3 punti dal terzo posto del Pisa. Tra l'altro ci sarà Arezzo-Pisa tra 2 settimane, in testa comanda la Paganese. Abbiamo finito, e Chiara Davanti, come concludiamo? A questo punto noi ci aspettiamo di festeggiare qui tra un po'. Forza Arezzo sempre. Forza Arezzo. Tutto. Grazie a Chiara Davanti, grazie a Riccardo Buffetti, a Maurizio Belei e ai tuoi ragazzi, a mercoledì prossimo.